Il restauro del crocifisso più antico della Basilica di San Pietro, raccontato nel libro Il crocifisso ligneo della Basilica Vaticana, The Wooden Crucifix of St. Peter's Basilica, è stato presentato nella sala conferenze dei Musei Vaticani di fronte a più di 200 persone. Ad introdurre l'evento la direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Iatta, che ha fatto gli onori di casa. Questo restauro ha riportato in vita un'opera chiave dell'arte del Trecento, un'opera probabilmente attribuita a Pietro Cavallini e la cui importanza è stata attestata dai responsabili della fabbrica proprio mettendola nella cappella del Santissimo Sacramento. A succederle il presidente della fabbrica di San Pietro, il cardinal Angelo Comastri. Se qualcuno ascolta, nasce Maria Teresa di Calcutta, la quale ha sentito la voce che le diceva: ho sete, Teresa, cioè aspetto il tuo amore. Ecco, guardando quel crocifisso, noi sentiamo la stessa domanda: guarda che aspetto la tua risposta. Subito dopo ha preso la parola il penitenziere maggiore emerito, cardinale James Francis Stafford. At the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? E poi è intervenuto l'archeologo di fama internazionale Pietro Zander, direttore della conservazione dei beni artistici della fabbrica. Questo restauro necessario, un restauro si fa perché c'è la necessità di intervenire, ha consentito non soltanto di recuperare un'opera d'arte che è un capolavoro assoluto, ma anche di recuperarne la sua storia e la cosa molto bella soprattutto di restituirla alla devozione della Basilica. Ad entrare in merito alle complesse operazioni di restauro che hanno permesso di collocare il crocifisso nella cappella del Santissimo Sacramento all'interno della Basilica di San Pietro, dove al termine dei lavori i presenti sono stati condotti in visita attraversando i Musei Vaticani e la Cappella Sistina, sono stati i due restauratori Giorgio Capriotti e Lorenza D'Alessandro. Devo confessare un sentimento quasi contrastante, quello della soggezione e dell'intimità. A noi il compito, l'onore e l'onere di riportarla a uno stato di leggibilità che è funzionale a quello della devozione, essenzialmente. E riportarla sia uno stato originario con tutta la storia però che rimane evidente. Infatti anche in una fase di presentazione estetica noi abbiamo lasciato quelle che sono le rovine, le usure dettate dal tempo. Questo è molto importante sottolinearlo, per cui non ci siamo mai avvicinati a reintegrare la pellicola pittorica, ma tutto parla anche della sua storia. Il volume, figlio della fruttuosa collaborazione tra la fabbrica di San Pietro e l'Ordine dei Cavalieri di Colombo, racconta la storia del recupero dell'opera. La scultura, alta più di 2 metri per 72 kg di peso, interamente intagliata e dipinta su un tronco di noce, è stata realizzata nel XIV secolo, forse, almeno stando a quanto afferma il Vasari, dall'abile maestro Pietro Cavallini ed è ad oggi il crocifisso più antico in San Pietro. I lavori di restauro eseguiti per il Giubileo della Misericordia sono durati più di un anno e mezzo e sono stati resi possibili grazie al determinante intervento dell'Ordine dei Cavalieri di Colombo, a cui la fabbrica di San Pietro ha affidato le cure di un simbolo della cristianità di valore mondiale. Durante lo scorrere dei secoli, infatti, il crocifisso ligneo della Basilica di San Pietro è stato oggetto di grande devozione da parte dei fedeli, anche per la commozione prodotta dall'estrema espressività della scultura, capace di cogliere il Cristo nell'atto di esalare l'ultimo respiro, nel momento esatto che separa vita e morte.
reso unico dalla sofferenza plastica del volto ed impreziosito da straordinari particolari anatomici, il crocifisso ha sempre ispirato la pietà dei fedeli anche per l'esistenza non facile vissuta nei suoi 7 secoli di storia che, a partire dal 1300, gli hanno permesso di essere presente a tutti i giubilei della cristianità. Divenuto oggetto di scherno da parte dell'Anzichenecchi durante il sacco di Roma del 1527, ha conosciuto in seguito restauri non sempre felici e collocazioni non sempre degne di un'opera di tal pregio. A conferma della profonda devozione verso il crocifisso, il cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica Vaticana e presidente della Fabbrica di San Pietro, ha sottolineato la commozione figlia dell'amore non corrisposto, l'amore non amato, come diceva San Francesco, che ispira la scultura lignea. Ai Cavalieri di Colombo va il merito di aver permesso il recupero di un'opera di altissima fattura, contribuendo ancora una volta a rinsaldare il rapporto con il Vaticano aperto su richiesta di Papa Benedetto XV nel 1920. Lei che cosa ha provato quando ha visto quest'opera terminata? Guardi, è effettivamente una cosa molto interessante, perché io ho visto l'opera prima dell'intervento di restauro ed era praticamente quasi informe, erano di un colore nero lucido, non particolarmente bella. Ho rivisto l'opera qualche mese dopo, quando il restauro era abbastanza avanzato, e sono rimasto quasi scioccato nel vedere il corpo di una figura che a tutti gli effetti sembrava essere viva, sostanzialmente. È stata una cosa molto, veramente un'emozione grande, ecco.